come si chiami questo, completerò il racconto all'estremo, dal momento che la signorita è troppo bella, ma che entra, ma che bellissima, ma che tutto, bellissima. Questo, vado un attimo alla toilette, se c'è, se non è troppo lontana potrebbe essere, non so, al piano di sopra, qua c'è scritto privato, c'è un bellissimo. La toilette? Mi scusi. La... Tua. Ecco. Gommia! Molto bene! Per un piro pano perso, per una brogna e una romaina, mettere stando che la meina. Bello è questo. Siamo a Ferrara ancora, tra poco andiamo a casa. Alleggeriti nei portafogli di 20 rubini, 30 euro. Io sono un benefattore. Lunedì pomeriggio mi ritornerà il telefono, così. Tribolerò di meno a lavorare, però pazienza. Per un tiro un pavo perso, per una brugna e una romena, non è ter sonda che la tena. Ha qualche, ha i bigliettini da visita per caso che colleziono? Niente. Prima non arrivare. Niente. Pazienza. Dei scatoloni, dei volantini, ma non i bigliettini da visita. C'è anche il terrazzo. Terrazzo. Chissà se è la fidanzata. Lei? No, potrebbe essere mia figlia di qua, mia fidanzata. Ah no, glielo garantisco. Sì, sì, va bene. Nulla osta. Allora, il segno credo è 4 milioni. 3. 2. Non mi ricordo più. 3 milioni. Posto così? Il ghiacciolo. Già messo? Ah, ecco. Aspetti che do un'occhiata solo alla crema bianca, poi non esclu... Ah, senza glutine? Sì. Quindi è un po'... Senza glutine. Il sapore è un po' diverso. Io non l'ho mai provata. Dov'è? Azzardiamo, via. Siamo tutti molto contenti. Creme creme. Ok. Allora,
chi è il capo? Quindi lei mi conferma la signora? No, la signora di chi? Io sono il barman e la signora... Ah, il bartender quindi? Eh sì, la signorina è la, la responsabile. Bene. Pagliatelle, panna e cotta. Ah, quindi fate anche i primi, non immaginavo. Oh, sono di passaggio e cercavo in realtà una gelateria. Mi hanno... Isola ho visto che è chiusa, Baluardi è chiusa. Ciao, 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 ciao. Una crema di questo qua che io non ho idea di esserci qua. $13.70 in totale. Quindi è a voi che è alla bellissima che piace la musica così sparata. No, perché abbiamo appena finito la situazione dell'aperitivo. Sì, sì, no, certo. Proprio. Come si chiama questo? Caffè Vienna. Ah, Caffè Vienna, certo, certo. Grazie. Molte grazie. Mi perdoni così, evito di guardare, io faccio il giornalista, non vado, non vado a mangiare, vede che mangio, ma vado a raccontare. Hai idea se sia ancora aperto? E la lista del Milano, non sei più. Ero a Ferrara. E soprattutto mi hanno chiuso il canale YouTube, quindi quello che feci non ce l'ho più. Non vedo più le pubblicità. No, no, no. Su Carlino Nazionale. Ma penso anche. Allora quando io ho scritto con Dina, che era aperto, quello che so che quello che ho così non hanno più. Grazie molto. Posso rubarle un cucchiaino? Cioè una cosa che poi uso in macchina, non gliela ridò. Se avesse quelli sa dei... Bravo. Ammirazione. Thank you.
cede all'indietro per Bonaventura, ancora zona tiro, Bonaventura murato dalla difesa del Torino che recupera anche il pallone che potrebbe significare un contropiede che viene bloccato sul più bello, Sec con il dai e vai con Miranchuk, viene fermato, stoppato da Milenkovic, tira tutto in avanti, Kouame, servizio dentro l'area di rigore, lo scatto di Jovic, soltanto un passetto più là, c'è ancora il muro bianco del Torino che ribatte questa possibilità, è un momento in cui sembrano saltati gli schemi, in cui potrebbe capitare di tutto perché c'è una penalità. Thank you.
volto di Gigi, credo che potrebbe essersi anche lo sondaggio. Esce Gigi, confermiamo dentro Zima per la squadra di Granada, secondo cambio dentro, anche no, soltanto Zima mi sembrava Schulz pronto per la sostituzione, Schulz che tra l'altro è stato sostituito anche lui nel corso di vengo dopo il Gigi. Per problemi fisici, vengo dopo il Gigi. In qualche modo anche precauzionale fuori, anche questa partita è panchina. Conferma di tutto ciò la scelta di andare su Zima per sostituire Gigi, speriamo che non sia nulla troppo grave per il naso di Gigi, dentro Zima numero 6 del Toro, seconda sostituzione dopo quella dei Dinetti per Adomo, ancora non si gioca, adesso si è ripartito con rilancio lungo e c'è stato un fallo subito da Milenkovic in fase difensiva, calcio di punizione per la Viola e Terzic che prova a cercare trovandolo come è un grande lavoro lì davanti, molto mobile, si sposta tantissimo per cercare gli spazi giusti dove rendersi pericoloso e utile per la squadra, è però un Torino molto più incisivo quando attacca e infatti Sek in questa sfida a distanza comunque va